Una web series, secondo me, secondo il mio parere, è una serie che non viene semplicemente distribuita sul web. Sì. C'è un prodotto seriale che deve comunque fare i conti con il web. Ormai il web è il mondo in cui viviamo, nel senso che non è più, è anche difficile parlare di futuro nel web, nel senso che il web è davvero il presente. Per il futuro sicuramente ci renderà sempre più connessi. Sono degli sketch rapidi, diciamo, in cui una storia prova ad evolversi, soprattutto si crea una cross-medialità, tu che sai bene cos'è la cross-medialità, in cui si prova a utilizzare un mezzo di comunicazione, però anche un altro, quindi c'è il tema del video, il concetto con quale video si prova a mandare un messaggio, però anche con l'utilizzo del web, quindi con le risposte dei fan, dei followers. Web series sembra, sembra molto sempre una cosa che conosciamo tutti, quindi poi quando cominci a cercare di definirla ti sfuggono le parole. In realtà una web series è semplicemente una narrazione che viene diffusa sul web, quindi è un nome che viene dato non tanto a un genere, anche se sembra una cosa, sembra così, però è semplicemente una narrazione la cui distribuzione avviene tramite piattaforme e internet. Questo però cosa produce? Ha prodotto nel tempo il fatto che avendo un mezzo come condizione d'essenza e che quel mezzo è un mezzo tendenzialmente gratuito, la qualità produttiva di molto del prodotto, quindi il genere web serie, si è classificato come un prodotto a basso budget, verticale, che dura poco e ha allontanato le produzioni. Ovviamente la narrazione tenderà sempre ad andare in maniera multimediale sul web, perché noi come esseri umani stiamo andando sul web sempre di più, e quindi la narrazione deve in qualche modo seguire il pubblico anche dove va, come sistema di diffusione. Certo. Credo che questo sia un punto d'inizio, e che questo sia un punto d'inizio soprattutto per la sperimentazione di nuove forme multimediali, ovvero transmediali, ovvero che escano dal classico sistema di narrazione con cui siamo abituati a vedere, dal film dentro la sala alla fiction in televisione, e possono diventare una narrazione che passa proprio dal cinema attraverso il web e entra nella televisione senza mai essere replicata. Credo che ci possa dire che in qualche modo il Movimento 5 Stelle, con il tipo di campagna che ha fatto sul web per raggiungere le arrivare persone, agli per arrivare agli elettori, sicuramente abbia fatto un lavoro più che eccelso. E anche effettivamente l'utilizzo dei social che fa, per esempio, viene in mente Renzi, piuttosto che con Twitter dire, certo. Ma anche che ha fatto un po' Marchini durante la sua campagna per sindaco a Roma. È stato interessante vedere come hanno gestito la comunicazione. Second screen rispetto a tutta la vita, diciamo. Internet è una scatola talmente enorme che contiene appunto qualunque cosa, quindi internet ci può portare veramente dove ancora non siamo neanche in grado di capire, su tutti i territori, sia intrattenimento che informazione che comunicazione. Ci porterà al domani. Usano internet tutti? Sicuramente, ma dico una banalità, il Movimento 5 Stelle e Matteo Renzi sono quelli che per primi hanno dimostrato di avere maggiore consapevolezza del mezzo. Qualcuno è venuto a dare un buon esempio qui? Mi auguro di no. Anch'io. Il web è una palestra di strada. Una palestra di strada. Okay. Bisogna un attimo, secondo me, insegnare, mettere in guardia le nuove generazioni, perché forse non coscientemente ci si espone. Sì. Bisogna pensare molto a che cosa si vuole comunicare, perché si sta comunicando con il mondo. Ma può essere un punto di partenza, può essere un punto di arrivo, in realtà dipende da come la vedi. Io personalmente, adesso noi personalmente dopo il film vorremmo tornare a fare liberamente gli affaracci nostri sul web. Sì. Per tornare a essere un po' più spensierati, avere meno vincoli e divertirci anche di più. Bisogna slittare su altre piattaforme se si vuole in qualche modo trasformare quello che altrimenti rischia di essere un hobby in una professione. Molte delle persone che con me stanno facendo
hanno fatto i primi passi sul web insieme a me, adesso stanno per esordire con dei film o delle serie TV e questa cosa mi rincuora molto. La web series è per noi, nel modo in cui la intendiamo noi, un modo per realizzare una produzione in completa autonomia, con grande difficoltà, con grande ristrettezza di mezzi, ma anche con grande libertà autoriale, e è il motivo per cui poi noi alla fine siamo approdati al web facendo un percorso inverso a quello che generalmente si fa, cioè noi veniamo dal cinema indipendente e arriviamo sul web. È uno strumento neutro in qualche modo, alla fine è ciò che ci metti, ciò che cerchi e ciò che emerge dal web, e quindi alla fine è una questione di contenuti. Caro saluto a tutti gli amici del Roma Web Fest, se avete una web series partecipate perché è un trampolino di lancio incredibile, guardate noi. Delle serie sul web. Eterogeneo, che risponde in maniera diretta e immediata a quello che fai. Una cosa con la quale è stata divertente confrontarsi è stata la viralità. Certo. Alcuni episodi, alcune cose hanno avuto delle impennate, una vita propria, a prescindere dal marketing. Dopo l'esperienza di YouTube, cioè adesso abbiamo lavorato ad un progetto finanziato non dalle nostre tasche, che andrà sempre su internet. È una narrazione che è fruibile solo sul web, almeno a un certo punto della sua storia, poi le cose cambiano. In una modalità seriale, ecco. Diciamo. Crediamo però che anche un po' l'argomento di cui stiamo parlando prima, che il web abbia una sua dignità di espressione. Internet è veramente importante perché ci può aiutare a vivere la realtà meglio, ma non deve diventare la nostra realtà. Una web series è un parte dell'anima. Il web al momento è un'enorme cloaca, però messi i filtri giusti può generare una piccola rivoluzione. Questo nuovo arrivo col tempo genererà anche nuove opportunità, non solo per alcune produzioni italiane di serie TV come Suburra, che sono già state messe in piedi insieme a Rai, ma anche per giovani autori su quali loro decidessero di puntare e trovassero così il modo di finire sui giornali in termini di dibattito, come coloro che hanno aiutato Tizio Caio a diventare famoso. Quello che era l'antipirateria, oggi è un'organizzazione che non solo fa la vera antipirateria, ma vuole promuovere il mondo dell'audiovisivo proprio per parlare anche alle nuove generazioni. E secondo quello che noi pensiamo, e soprattutto il progetto che stiamo portando avanti, che si chiama Il Protagonista 2.0, crediamo che il web possa essere quel luogo dove le nuove generazioni che sono là pronte per poter entrare nel mondo dell'industria dell'intrattenimento audiovisivo possono passare, lavorare, avere un lavoro che li appassiona, che deriva dal loro grande amore per il cinema e che porterà poi, ci auguriamo tutti, al loro successo e al successo anche di tutta l'industria di cui loro entreranno a far parte. Il lavoro migliore è vedete il cinema nel migliore dei modi, nella migliore qualità, legalmente, siate ispirati e che nasca una scintilla per la creatività che possa portarvi fortuna per la vostra crescita professionale. Ciao a tutti, guardate le serie web. Ciao amici, ciao Roma Web Fest. Ciao amici, un saluto ai suoi amici. Ciao ai nostri amici. Ciao. Ciao da 2 degli 0. Grazie ancora. Ciao a tutti. Ciao, un saluto a tutti. Un saluto agli amici della Roma Web Fest. Ciao Roma Web Fest.